eccoci qua. Allora, Paolo Renaudi, sindaco di Peveragno. Allora, scopriamo questo nuovo circuito, appunto, per il Giro d'Italia Under 23. Vi hanno ribattezzato le Ardenne della provincia di Cuneo. Come sarà il circuito di Peveragno? Beh, sarà un circuito nervoso, con tanti saliscendi, con strade piccole, quindi con delle difficoltà tecniche in più per i corridori, passando in paesaggi che ricordano tanto certi paesaggi del nord Europa che abbiamo imparato a apprezzare durante le grandi gare. Si arriverà da Chiusapesio, il percorso sarà molto movimentato fra Chiusapesio e Peveragno, passando fra le colline della frazione di Montefallonio. Si arriverà in centro Peveragno, si passa lungo il centralissimo viale di Vittorio Veneto, poi si sale al colletto di San Giovenale che scende giù a Rivoira, a Boves, quindi sempre sali scendi con dei piccoli gran premi della montagna, e da Boves si torna a Peveragno, quindi si fa quattro volte un circuito che è lungo circa 14 km, quindi con quattro passaggi sul traguardo, l'ultimo l'arrivo, e quindi con grande spettacolo nel centro di Peveragno per un bel pezzo di pomeriggio. Poi, strade strette, circuito vallonato, quindi molto movimentato. Contro curve, salite, discese, sempre cambi continui di ritmo, quindi assolutamente non una gara piatta, non una gara facile, una gara in cui tecnicamente i ciclisti devono stare molto attenti a gestire bene la corsa, perché diciamo così, l'agguato può esserci dietro ogni curva, dietro ogni salita, dietro ogni discesa. Certamente. Ricordiamo la data? 16 giugno. 16 giugno, dopodiché il 17 lo stesso percorso si farà a giro invertito, quindi lo stesso percorso ma in senso inverso, perché si partirà da Boves e si ripasserà a Peveragno, si farà tre volte lo stesso circuito ma in altra direzione prima di andare verso il Faumiera. Grazie. Prego.